Oggi, 5 dicembre, festeggiamo San Saba, abate nel V e VI secolo. I santi di nome Saba sono quattro e quello di oggi è giustamente il più famoso, anche perché a lui è intitolata una chiesa di Roma, che ha dato il nome a tutto un quartiere, sull'Aventino Nuovo. È perché le sue reliquie sono conservate a Venezia. Portatevi dall'Oriente fin dai tempi delle crociate. San Saba nacque in Cappadocia nella prima metà del V secolo. Il padre ufficiale di carriera dovette affidarlo bambino ad una coppia di zii. Questi però non vedevano il nipote di buon occhio ed egli si rifugiò presso degli altri zii. Ma anche questi presero ad accapigliarsi a causa della considerevole fortuna che il padre, partendo, aveva legato al ragazzo. Allora Saba, oggetto di tante controversie, lasciò la casa dei parenti interessati e cercò ospitalità in un'altra famiglia, congiunta però da legami di fede. Entrò cioè nel monastero di Flabiano, dove fu accolto nonostante la giovanissima età. Da allora la lunga vita di San Saba si svolse attivissima tra i monasteri della Palestina, fioriti come fitte oasi sulle rocce aride e sulle paludi insidiose attorno al Mar Morto. Egli passò molti anni prima in monasteri di tipo cenobitico, dove cioè i monaci vivevano in comune, poi i monasteri di anacoreti, di monaci cioè che vivevano isolati. Finalmente anche San Saba divenne, suo malgrado, fondatore di comunità di anacoreti, dette anche laure. A Gerusalemme, nella valle di Cedron, si vede ancora, entro alte mura, quella che è chiamata la Grande Laura, fondata, o meglio, nata attorno a San Saba. Egli infatti si era ritirato solo in una grotta impervia dalla quale si calava per mezzo di una fune. Gli tenevano compagnia gli animali del deserto e mansueti leoni dividevano il riparo della grotta. Ma la fune, unico legame col mondo eterno, finì per svelare la sua presenza. E presto venne circondato da altri monaci che occuparono le molte grotte del monte, costruendo una torre ed un oratorio dove il sacerdote poteva celebrare la messa. Si organizzò così attorno a San Saba e sotto la guida la Grande Laura, tra episodi di zelo spirituale e soprannaturali interventi, come quando un asino assetato, battendo il terreno con lo zoccolo, fece scaturire una fonte copiosa e perenne, indispensabile alla vita della comunità monastica. La Laura era come un villaggio di eremiti, isolati nelle loro cellette, che si riunivano solo in alcuni giorni per particolari funzioni. Da gennaio alla Domenica delle Palme i monaci lasciavano la Laura e si dirigevano verso il deserto per vivere in completa solitudine. Anche San Saba seguiva fedelmente tale usanza e ci sarebbe da scrivere un libro intero per narrare le sue avventure nel deserto, alle prese con beduini, fiere e sabbie mobili. Oltre alla Laura di Gerusalemme, l'opera di San Saba e dei suoi seguaci dette vita a molte altre comunità che ospitavano migliaia di monaci. Perciò San Saba, ottimo organizzatore e patriarca, divenne anche una vera e propria potenza,
per l'autorità di cui godeva e che usava per scopi santi e benefici. Egli riuscì, per esempio, a far ridurre e poi sopprimere il Crisargiro, cioè una tassa governativa, specie di ige di quei tempi, applicata però in misura ingiusta ed esosa. San Saba, lasciata la pace della Laura, si recò a Costantinopoli e davanti all'imperatore fece recitare un dramma che dipingeva le miserie e la disperazione dei poveri ed oberati contribuenti. Lo spettacolo fece all'imperatore più effetto di 100 proteste o 1000 petizioni. Ma l'Oriente era agitato dall'eresia dei monofisiti ed ecco San Saba, per difendere la fede cattolica, farsi comandante di un vero esercito di 10.000 monaci, armati di bastoni e di falci, per presidiare i concili sediziosi e vigilare affinché i nuovi vescovi facessero professione di fede ortodossa. E di nuovo correre a Costantinopoli per convincere l'imperatore Giustiniano, favorevole agli eretici, ad abbandonare le sue posizioni ed ad appoggiare i cattolici. Poco prima di morire salvò il suo popolo dalla sete, facendo cadere, dopo una siccità di 5 anni, una pioggia copiosa che riempì le cisterne e ridette vita alle fonti disseccate. Non sorprende perciò che quando morì a 93 anni, il fondatore della grande Laura, il protettore del popolo sfruttato, il difensore dell'ortodossia, il liberatore della siccità, fosse compianto da una folla enorme e subito venerato come santo. Oggi festeggiamo anche Santa Crispina, martire nel 304, e tutti i santi del paradiso, pregate per noi. Amen.